I sistemi locali del welfare stanno affrontando una grande complessità dovuta a cambiamenti significativi dei bisogni e il Covid-19 ha ulteriormente accentuato questa complessità. L'integrazione sociosanitaria è una strada possibile per far fronte a questa grande, enorme complessità. Ne parliamo con il professor Ugo Ascoli, al quale chiedo che ruolo svolge oggi, a suo giudizio, l'integrazione sociosanitaria nella costruzione dei sistemi locali del welfare. Ma in realtà la questione dell'integrazione sociale e sanitaria è una questione molto complessa e soprattutto molto antica. Rapidamente, per introdurre il discorso, possiamo risalire addirittura al famoso DPR 616 del 1977, in cui si dava la delega per la beneficenza pubblica alle regioni e ai comuni. Le regioni hanno cominciato a costruire le prime legislazioni regionali sui sistemi di assistenza, andando ognuno per conto loro e i comuni lo stesso, senza spesso tener conto delle regioni, quindi si è già partiti con un piede caotico. Poi c'è stata la grande riforma sanitaria del 1978 che ha messo fra le sue premesse proprio l'integrazione sociale e sanitaria, tanto è vero che le prime unità del nuovo sistema si devono chiamare unità locali socio-sanitarie locali, con le famose due SSSL. La questione sembrava impostata bene, ma poi le vicende della politica italiana e le questioni, diciamo, dei mutati assetti politici hanno fatto sì che sia caduto subito una famosa S. Sono rimaste unità sanitarie locali, più tardi diventate aziende sanitarie locali, e quindi la questione dell'integrazione sociale e sanitaria è rimasta nell'angolo. Vado ancora velocissimo, abbiamo poi l'altro appuntamento importante, la riforma invece dei servizi sociali del 2000, la famosa 328. La 328 fa fare un passo avanti formidabile, teoricamente, al sistema, perché pone l'esigenza di una integrazione non solo fra sociale e sanitario, ma fra le politiche sociali e politiche sanitarie, le politiche del lavoro e le politiche dell'istruzione. Cioè, sostanzialmente, si ritiene che per avere un sistema di welfare locale che funzioni, occorra che ci sia una forte connessione e integrazione fra queste diverse policies che tradizionalmente andavano ognuno per conto loro. Sembrava di essere arrivati a un punto importante e invece ecco che subito dopo la riforma costituzionale del 2001 ristabilisce che cosa? Che la legge quadro nazionale non va obbedita, non va tenuta presente in tutte le regioni, perché alle regioni viene data la competenza esclusiva della famosa assistenza sociale. E qui ritorniamo di nuovo a un discorso del fai da te, cioè ogni regione poteva scegliere di usare la cassetta degli attrezzi, chiamiamola così, della ex legge 328, oppure no. E infatti le regioni sono andate ognuno per conto loro. E quindi che cosa è successo? È successo che in alcune regioni si è provata a discutere di connessione fra gli ambiti territoriali e sociali, che hanno a che fare con i comuni, e i distretti sanitari, che hanno a che fare con le aziende sanitarie. E hanno tentato di costruire dei rapporti non facili di collegamento. Altre regioni invece hanno senz'altro dato più importanza alla concorrenza fra pubblico e privato, e quindi mettendo il sociale in una situazione diversa di mercato. Altre ancora hanno svolto i loro compiti come se non ci fosse stata la legge 328. Scherzando con degli amici le chiamavamo le regioni a prescindere, come avrebbe detto Totò, nel senso cioè che si sono mosse con le vecchie regole. Quindi questo ha creato di nuovo un caos a livello nazionale, ogni sistema regionale ha stabilito le sue regole, quindi tutta la questione delle dipendenze, della salute mentale, della disabilità, della riabilitazione, della non autosufficienza, delle malattie croniche, della continuità assistenziale, cioè le grandi questioni che dovrebbero essere affrontate in modo integrato fra operatori sociali e operatori sanitari, sono rimaste sostanzialmente in un limbo. Alcuni ne hanno affrontate alcune, altre nessuna. Ecco, ora quindi a questo punto direi che il tema si ripropone in modo molto veloce ma soprattutto molto serio alla luce della pandemia che affronteremo fra un momento. Oggi si pensa che ripensare un sistema sanitario che affronti le problematiche di una pandemia o le problematiche che sono emerse senza un'integrazione col sociale sia miope, assolutamente non efficace, così come la stessa rete dei medici di medicina generale, ormai
deve essere ripensata, collocata o nelle case della comunità o comunque con un'integrazione anche di operatori sociali. E quindi la integrazione è diventata un must, sarebbe un must se tutte le regioni ci si adeguassero. La novità, e concludo questa prima risposta, la novità è che però alcune questioni nuove dal punto di vista organizzativo sono comparse nelle legislazioni regionali. Per esempio anche la mia regione, che non è una delle più brillanti da questo punto di vista, però ha messo in piedi nella sua legislazione regionale le famose UOSES, che sarebbero unità operative, sociali e sanitarie, e cioè dei luoghi in cui si progetta, si organizza e si gestisce l'integrazione sociosanitaria. Queste nuove modalità organizzative dovrebbero vedere, e sta scritto proprio, la responsabilità congiunta fra il coordinatore dell'ambito territoriale comuni e il direttore di distretto sanità. Quindi si dovrebbe creare una specie di ufficio comune composto dagli operatori dell'ufficio di piano dell'ambito territoriale, i comuni, e dell'ufficio di coordinamento per le attività distrettuali nella sanità. Quindi si sta spingendo su questo aspetto. Queste UOSES dovrebbero vedere la luce in ogni distretto e proprio si dice, attenzione, che la vecchia questione fra interventi sanitari e interventi sociali, che aveva un senso nello sviluppo storico del sistema di welfare, oggi è divenuta una potenziale causa di sovrapposizioni, duplicazioni e confusione di ruoli e funzioni. Quindi si impone di superare la distinzione fra bisogni solo sanitari e bisogni solo sociali. È un vecchio discorso che viene ripreso e riportato avanti. Si parla, e finisco, di un punto unico di accesso ai servizi, chiamato PUA, punto unico di accesso, di una valutazione integrata delle problematiche dei soggetti che si rivolgono ai servizi, sarebbe UVI, unità valutativa integrata, per arrivare finalmente alla presa in carico e alla continuità nell'assistenza integrata della persona con il famoso PAI, cioè piano assistenza individuale, assistenziale individuale. Quindi si sono poste nuove premesse, diciamo, per affrontare in modo efficace il tema dell'integrazione sociale e sanitaria. Sta a noi vedere se anche sulla spinta della pandemia, di cui ritornerò fra un momento a parlare, queste innovazioni organizzative vedranno questa volta veramente l'implementazione, cosa che non è accaduta, come ho fatto prima ricordare, nella storia passata del welfare italiano.